Nasce nella zona industriale Asti di Carinaro un nuovo complesso calzaturiero del gruppo De Cristofaro. Questa struttura di 5.000 metri quadri, che si aggiunge alle altre già operative, darà lavoro a 50 nuovi dipendenti e si occupa della progettazione e della realizzazione di sneakers per brand di lusso, tra cui Dior, Fendi, Yves Saint Laurent e Louis Vuitton. Alla cerimonia di inaugurazione ha preso parte anche l'arcivescovo di Napoli, Crescenzo Sepe, originario del comune casertano. È quel cuore che pulsa e che poi immette in roga in tutta la comunità comunale, provinciale, regionale, immette quel sangue nuovo che dà fiducia, che dà speranza. Non c'è soltanto l'abbandono, perché in fondo che cosa si chiede? Che ci sia qualcuno che prende a cuore i problemi dei giovani in modo particolare, che cercano lavoro, e lì è il lavoro la causa di tutto, nel bene e nel male. Se noi non diamo lavoro, perdiamo la gioventù. A guidare il nuovo complesso Luca De Cristofaro, il figlio del patron del gruppo, Salvatore De Cristofaro. Qui facciamo la produzione per le scarpe di lusso, sneaker di lusso per le più grandi aziende di moda internazionali. E siamo qui da ormai 25 anni. Mio padre ha fondato questa azienda e io personalmente ho studiato all'estero e mi sono preparato tecnicamente per poi affrontare l'inaugurazione e portare avanti questa nuova azienda. Presenti anche rappresentanti delle istituzioni locali e provinciali. Ai nostri microfoni l'assessore regionale all'industria Amedeo Lepore. L'impegno c'è tutto e porteremo avanti queste iniziative. C'è già un provvedimento in essere di 120 milioni di euro per le piccole e medie imprese per innalzare i livelli di competitività, vi è la legge sulla semplificazione e sulla sburocratizzazione con lo sportello unico per le imprese, vi saranno altri provvedimenti molto importanti per dare il segno di un cambiamento strutturale della nostra economia.